o che vi avete venduto il sole. Ma non ha chi possa svendere l'acqua sacra dall'eternità in questa terra. E io mi vergogno. Per fortuna questo mi ne seguo e non vede il mio rossore. Ma non posso vivere goi a certificare che mio padre ha prodotto un figlio coglione che regala le ricchezze della Sardegna a Sosateroso. No! Prima di tutto, prima di ogni cosa, dobbiamo salvaguardare e difendere la nostra dignità personale, delle nostre madri, dei nostri padri, dei Gustaderra, che ormai è anziana, trattata male, e la dovremmo prendere in braccio, sicura, e trattarla bene, che è un miracolo essere nati in questo paradiso terrestre che tutti vogliono. Credo che siamo sulla buona strada. Il fatto che qua ci siano migliaia di persone, che decine di migliaia vogliono essere qua, è un sintomo profondo che qui dentro tutti voi, non noi della Consulta, voi avete una grande responsabilità. Sovranità è prendersi le responsabilità da oggi in poi. Qui è evidente, è chiaro, questa piazza c'ha il nuovo progetto politico per governare l'isola. Io mi immagino come siamo partiti, non sappiamo dove andiamo. Abbiamo costruito una meravigliosa nave pronta ad affrontare mari sereni e tempeste. Siamo pronti, sarà dura. Non sarà facile, ma adesso sappiamo dove andare. Amo posti molto, finalmente siamo usciti da un momento statico, pietrificato, rassegnati. Siamo entrati in un momento di dinamica, di movimento. Loro volevano bloccarci, paralizzarci l'esistenza, umiliarci. Noi in questa piazza la Munadu, no! È tempo che i sardi lasciano perdere decenni di scontri. Come è tempo di non essere totumpare, arraionare e progettare soluzioni. Non è più sufficiente suonare come Torese, dire che sono cattivi, disonesti, ladri. Non servono a nulla. Aprire sul giornale, lo confessano loro. Chi sta facendo tremare le ginocchia allo Stato italiano e ai loro, non so più come chiamarli, ma a noi non piace offendere nessuno, no? E che abbiamo un progetto, cusuese, e se noi siamo qui oggi è perché il progetto è accettato, sta emergendo dal popolo, alla che deve comprendere o no, una esigenza di decidere, dobbiamo decidere noi, questa è la nuova proposta, questo è il nuovo progetto politico e la responsabilità è totalmente qui, in questa piazza. Non è più sufficiente dare le colpe agli altri, dobbiamo cominciare a decidere noi. Credo che oggi sia un giorno molto importante, questo è l'inizio. Perché negli incontri che noi abbiamo fatto e si riempiono tutte le volte a centinaia le piazze, le assemblee, i convegni, poite, perché hanno accettato questo tipo di piattaforma.